intervenendo il consiglio comunale, il sindaco è intervenuto su ambiti di programmazione economica dell'ente comune e si registra una forte protesta derivante dalla disperazione di lavoratori delle ditte dell'indotto, dell'AMIU e quant'altro che sono appunto a spasso, che non ricevono stipendio da mesi e quindi è comprensibile. Questa purtroppo è la reazione esasperata, però bisogna comprendere il dramma, la disperazione, quando si spendono 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP e poi non si danno le possibilità economiche, si nega il diritto al lavoro a questa gente. Questa è la cosa grave. Questa è la cosa grave. Allora, certamente bisogna esprimere, bisogna salvare la gente. Chiedete scusa a questa gente, chiedete scusa. Di Taranto, della città disperata, a quelle favole che sono state ora raccontate dal sindaco Lucci. Parla di una città nuova, di una rinascita, di una transizione ecologica, ma quale? Da quanto tempo? 7 mesi che si sta vivendo. Sentite? Questo signore ha parlato di rinascita di Taranto, ha parlato di amore per la città. Quale amore? Quale amore? Con gente che puzza di fame. Non è strumentalizzazione la mia, non è strumentalizzazione. Significa rivendicare il sacrosanto diritto a portare il pane a casa da parte di questa gente. Questi sono i risultati, questa è la realtà, questa è la vera Taranto, non l'amore che Velucci dichiara ogni momento, un falso amore verso la città. Questo è il grido di dolore. Questa è la disperazione di una serie di staffisti su staffisti, Urban Transition Center, soldi pubblici e la gente puzza di fame. Lo deve sapere il sindaco Velucci, lo deve sapere. 7 milioni e mezzo. Vai a dare il pane a questa gente, Velucci, fallo andare. Non è che ci sono la nostra!
questa gente? Dove sei Benucci? Vieni qui, dai risposte, vai a dare risposte. Vinciano, dove sei? Dove sei Vinciano? E che se no? È solo l'inizio, è solo l'inizio, abbiamo strumentalizzato. Quella delibera su Pasquinelli è fatta con i piedi, perché come è stato detto in commissione, i insomma, li bocciano perché non ci posso concedere in Italia, quando io sono più di camera.